La Befana avrà anche le scarpe tutte rotte, ma il cuore ce lo ha grande e soprattutto tiene molto alla felicità di tutti i bambini. Così, se a Fano il maltempo gli ha giocato un brutto tiro, impedendole di festeggiare in aeroporto prima e in piazza poi con tutti i suoi piccoli fans, non si è data per vinta. E così, armata della sua fantastica scopa, un sacco pieno di calze e con tanto di poesia da recitare, questa mattina di buon'ora si è presentata di persona presso le scuole materne del comune di Fano, rendendo così più dolce il rientro a scuola dei piccoli alunni. Sono state mille le calze distribuite in mattinata dalla vecchina volante, accompagnata da due aiutanti, una delle quali ha donato e recitato ai bambini una dolce poesia. La Befana tra i camini della sua città. La Befana i doni dà. Ma le Befane non erano sole in questa opera di distribuzione delle calze. Ad assisterle in questa opera certosina anche la rappresentanza organizzativa, gli assessori Mascarin e Cecchetelli e i rappresentanti della Proloco di Fano. È una bella idea che ha avuto la Proloco di Fano, che noi abbiamo accolto subito come servizi educativi, per cui questa mattina stiamo un po' alla volta attraversando la città, andando nelle scuole per consegnare alle bambine e ai bambini più piccoli le calze della Befana, anche se è il 7 di gennaio. È un modo, diciamo così, affettuoso di ricominciare l'attività scolastica ed educativa, ed è anche un modo di far sentire la vicinanza comunque anche nelle scuole del comune, della Proloco e comunque di una comunità che è più attenta ai più piccoli anche nella dimensione ludica. Missione compiuta quindi per l'evento finale destinato ai bambini. Con questa mattinata nelle scuole si chiude il ricco programma natalizio di Il Natale Più, che con 40 giorni ha animato la città di Fano.